l'omelia pronunciata a braccio, l'immancabile bagno di folla e qualche selfie con i ragazzi della Giornata Mondiale della Gioventù. Papa Francesco ha celebrato la Domenica delle Palme di fronte ad almeno 100.000 fedeli in Piazza San Pietro, una giornata dedicata ai giovani con la benedizione del passaggio della croce della Giornata Mondiale della Gioventù dai brasiliani ai polacchi che la ospiteranno nel 2016. Un'edizione speciale perché, ha annunciato Bergoglio, Giovanni Paolo II, l'iniziatore delle Giornate Mondiali della Gioventù, ne sarà il grande patrono. Bergoglio ha compiuto un lungo giro in jeep tra la folla e si è spinto fino a metà di Via della Conciliazione. L'altro annuncio di giornata è dedicato ai giovani dell'Asia che Papa Francesco incontrerà il prossimo 15 agosto in Corea del Sud.